consigliere regionale Mauro Febbo torna sul project financing per il nuovo ospedale di Chieti e lo fa nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il capogruppo di Forza Italia al comune di Chieti d'Ingiullo e il consigliere comunale provinciale Vitale. A oggi c'è solo confusione, ha sottolineato Febbo, mentre nulla si è mosso. A questo punto intravedo un probabile danno erariale nei confronti della regione Abruzzo che potrebbe essere chiamata a risarcire i danni. Dopo 58 mesi siamo al nulla, cioè siamo ad una delibera assunta dalla giunta regionale il 9 luglio che dava 60 giorni alla ALSE per attivare le procedure, una delibera della giunta illegittima perché mancano le firme che invece vengono dichiarate nella delibera, e io questo l'ho denunciato alle autorità competenti, dove c'è la firma di un direttore generale che a oggi risulta non avere i titoli per fare il direttore generale, così come da sentenza del tribunale dell'Aquila. La ALSE di Chieti rinvia tutto, dall'incarico ad un direttore amministrativo il 7 agosto, sapendo che il direttore amministrativo il 1 settembre va a Pescara. Quindi stiamo scherzando e stiamo parlando del nulla. Io di questo ne sono felice, perché quello è un progetto che non aveva i piedi per camminare. Questo che viene approvato, che avrebbero approvato oggi, è un altro progetto che prevede una spesa di 605 milioni che la ALSE di Chieti, la Regione Abruzzo non si possono permettere, e lì i due manufatti che sono stati realizzati con cemento impoverito restano là e con tutti i rischi del caso, e di questo chiaramente la Procura è al corrente. Voglio vedere se succede qualcosa, chi ne risponde, perché insomma qualcuno non può perdere 58 mesi inutilmente per correre dietro a un capriccio di un presidente che l'unica cosa che ha fatto in 58 mesi per la città di Chieti è 542 mila euro di asfalto.